Giuseppe o di Paolo Orler, insomma, la persona con cui siete soliti parlare, contattatela. Quindi le richieste le potete fare. Vi dico questo, se non ci sono richieste, la prima la faccio io. Cioè, per ordine proprio di, così, di rarità. Intanto il Montesano e il Cacciola sono stati confermati, ma l'opera più rara, l'opera a cui tengo di più, l'opera che vorrei, anche se oramai non ho più spazio, perché qua non c'è più spazio, però i quadri si comprano anche se non sai dove metterli, si comprano per il possesso, no? Non è che devi appenderli per forza. Vorrei richiedere il Cintoli, perché quella è una cosa rara, veramente rara. Quel lavoro di Claudio Cintoli è veramente prezioso e tra l'altro è pubblicato. Ora io non ho con me il catalogo, ma ho la fotocopia della presentazione scritta nel 1958, 1958 da Eugenio Battisti, che come vi dicevo è stato il maestro di Germano Celant ed è colui che scrive questo libro molto importante intitolato L'Antirinascimento. Per i bibliofili questo è un documento, devo dire, raro e importante. Facciamolo vedere allora questo Cintoli. Allora, questo è, ecco, vedete, bravissimi, bravissimi dalla regia. Questa è la pubblicazione. Questa è la pubblicazione. E questa è l'opera. È strano vedere un lavoro così grande. Di solito siamo abituati a vedere le carte di Cintoli. Questo invece è un olio su tela. E sottolineo su tela perché qui la presenza del colore è materico, cioè c'è molta materia e quindi occorreva un supporto resistente come la tela. Ecco, è una pittura che risente molto della scuola americana, di certi pittori americani, facevo prima riferimento a Motherwell. Cintoli qui è molto giovane, ha 23 anni, arriva a Roma ed espone subito e viene considerato quello che poi diverrà noto a tutti, cioè un grande fenomeno, un grande talento, che morirà giovane, morirà poco più che quarantenne nel 1978. Queste sono le cose. Ecco, l'unico dubbio, magari gli toglierei quella cornice, lascerei solo la tela nuda e cruda, con un listello, niente di più, arrivo a dire. Lo so, vedete, a volte si fanno delle trasmissioni che sono molto immediate, no? Come scelta di opere, e poi in alcuni momenti c'è questa tendenza ad alzare molto il livello. Perché? Perché, come vi dicevo prima, comprare un quadro importante o uno poco importante può costare la stessa cifra. Allora abbiamo pensato di consigliare gli artisti significativi. Oggi non c'è mostra dedicata agli anni 60 che non inserisca anche il lavoro di Claudio Cintoli. Io so che il nostro Raffaele è in contatto con alcuni collezionisti che gli hanno chiesto proprio di rivedere quest'opera. Prendetela. Qualsiasi opera io abbia presentato di Cintoli, importante, mi avete seguito. Fate la stessa cosa con questo. Io ho avuto il piacere di vedere quest'opera dal vero. È spettacolare, è un'altra cosa. Perché non è un'immagine, è un quadro dipinto. C'è una bella differenza. Costa niente, costa ancora niente.
Vedete, tornate un attimo qui in studio da me, grazie. Io ho la fortuna di essere oggi qui a casa mia e quindi quando mi vengono in mente delle cose posso prendere